Ciao a tutti, sono qui con un nuovo format in cui intervisterò delle persone che hanno fatto dei progetti, che hanno messo in piedi dei progetti che possono essere in qualche modo interessanti per il mondo di chi soffre di problemi legati all'isolamento sociale. Oggi intervisterò Davide Fant, che è uno dei responsabili del progetto Anno Unico, che è una scuola, come ci racconterà lui, con delle caratteristiche diverse dalla scuola a cui siamo abituati e che può essere potenzialmente anche uno strumento utile per chi soffre appunto di hikikomori. Prima domanda, presentazione. Ok, sono Davide Fant, appunto sono come dicevi, sono responsabile di Anno Unico, che è un servizio scolastico all'interno di un contesto più grande, scolastico più grande, che si chiama Fondazione Daimon, che è retto da Fondazione Daimon a Saronno. Quindi principalmente mi occupo di adolescenti e di formazione con loro. Io nasco come sociologo, dopodiché col tempo ho iniziato a fare il formatore, l'educatore come lavoretto durante l'università, piano piano è diventato il mio lavoro e ho iniziato a studiare tutto quello che era pedagogia, tutto quello che è formazione, sono psicodrammatista, ho approfondito in particolare tutto il mondo dell'apprendimento esperienziale, ho lavorato a lungo con Pier Giorgio Reggio, che in Italia è una delle persone che in modo secondo me più interessante ha portato avanti questo discorso dell'apprendimento esperienziale. Però appunto il mio background, diciamo, sociologico è fondamentale perché il mio lavoro mette proprio insieme la parte socio con la parte pedagogica e formativa. Quello che cerco di fare è dire: la società sta cambiando, nella società stanno succedendo delle cose, queste cose vanno capite e quindi vanno anche studiate, vanno approfondite, però non basta capirle, bisogna anche capire cosa fare. E quindi qua c'è tutta la parte pedagogica e formativa e quindi dire in particolare, vabbè, io mi occupo di adolescenti, quindi in particolare con gli adolescenti cosa si può fare in questa società qua con quello che sta succedendo. Anno Unico è una scuola per chi non va a scuola, nel senso che Anno Unico nasce come percorso per ragazzi appunto che avevano abbandonato la scuola. All'inizio era una sorta di scuola bottega, quindi io non vado a scuola, non mi piace, non mi interessa, faccio una scuola in cui ci sono laboratori, in cui ci sono delle persone un po' attente, pazienti anche un po' alla mia irrequietezza o alla mia allergia per il contesto scolastico, in modo che velocemente poi posso inserirmi a lavorare, posso andare a lavorare. Col tempo si è evoluta tanto, perché ci rendevamo conto che il problema non era che i ragazzi che avevamo erano stupidi, avevano dei problemi cognitivi per cui non riuscivano ad andare a scuola, ma spesso la questione era più di tipo sociale, era più di tipo educativo, venivano da famiglie che magari avevano avuto dei problemi, venivano da una serie di contesti di disagio, per cui questo poi si rifletteva sulla scuola. E quindi da lì abbiamo iniziato a costruire un percorso che potesse lavorare più sul piano educativo che non dire insegniamogli due cosette per andare a lavorare. Cerchiamo di aiutarli a rielaborare il loro percorso, a rielaborare le loro rabbie, le tensioni che stanno vivendo, e allo stesso tempo a valorizzare i loro punti di forza, le qualità che loro hanno. Spesso arrivavano ragazzi un po' con un'autostima un po' a terra, perché nelle altre scuole gli avevano sempre detto tu non vali niente, tu devi solo andare a lavorare, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, diciamo, di faccia sociale deboli tendenzialmente, a volte problemi economici. Da qualche anno a questa parte è iniziato a succedere qualcosa di strano, che a bussare alla porta dell'Anno Unico hanno iniziato ad arrivare gente che non erano persone che si erano iscritte in un istituto professionale, poi erano stati bocciati 3 anni, poi erano arrivati da noi, oppure dopo le medie già non volevano fare nulla. Iniziavano a bussare alla porta ragazzi che avevano, e famiglie di ragazzi che avevano magari 2 o 3 anni di liceo alle spalle, e poi a un certo punto avevano deciso di mollare tutto. Momento di crisi totale, e poi magari per 1 o 2 anni di loro non si è saputo più niente. Qualcuno aveva vissuto una
forte situazione, diciamo, di hikikomori da un punto di vista proprio letterale, quindi chiuso in casa, qualcuno più con una questione di fobia scolare, quindi io la mia vita la faccio però a scuola non ci voglio mettere piede, oppure più in generale fobia sociale, quindi io non esco fuori ma ci esco con un po' di attenzioni perché ho paura di aggirarmi nel mondo là fuori. E questi ragazzi hanno iniziato ad arrivare e noi li abbiamo accolti, però a quel punto abbiamo dovuto iniziare a anche reinventarci un po' l'anno unico, perché la formula funzionava e la formula di base dell'anno unico è spazio safe, innanzitutto spazio sicuro, lontano dal giudizio, denumerificato. Siamo nella società dei numeri, a scuola, persino alle elementari hanno ritrodotto i voti con i numeri, nel pomeriggio non c'è più il gioco libero, c'è molto poco gioco libero, sport libero, ma si va a fare i corsi, si viene misurati, si viene valutati, si fanno i saggi. Nel mondo del lavoro è la società del rating, sui social network ci sono i like, i cuoricini, quanti amici hai. Si è continuamente misurati. La prima cosa che abbiamo deciso di fare noi è un posto sicuro dalla misurazione. Quindi qua non verrai misurato, qua non ti daranno dei punti. Poi, e certo, dobbiamo crescere, quindi se vogliamo crescere dobbiamo in modo dialogico e dialogante darci delle restituzioni su quello che sta succedendo, ma possono essere narrative, possono essere poetiche, possono essere appunto dialogiche, non devono per forza essere un numerino che magari poi ti arriva su un'app e arriva su un'app anche ai tuoi genitori con delle freccine che dicono che se tu stai migliorando o no. La prima cosa è stata questa e abbiamo visto che per loro era una cosa importantissima. La seconda cosa che comunque funzionava era la relazione. Erano ragazzi che avevano bisogno di una relazione autentica, che avevano bisogno di una relazione serena con gli adulti, con persone che li ascoltassero, ma non gli stessero addosso. Chiedessero a loro di fare dei passi avanti, ma senza obbligarli e senza svilirli. E queste erano cose che c'erano già all'anno unico. Quello che magari chiedevano in più questi ragazzi era magari fare più lavoro di tipo teorico, perché comunque a loro interessava fare riflessione. Allora, ci sono tre settori principalmente di attività. Uno, diciamo, è più di tipo educativo. Per far questo usiamo tantissimo l'arte. L'arte intesa in senso lato. Se nell'anno unico storico, che comunque continua ad esistere in una classe separata, lavoriamo per esempio tantissimo con l'hip hop, con il rap, con il writing, eccetera, eccetera, come strumento di rielaborazione, eccetera, con questi ragazzi lavoriamo molto col fumetto, lavoriamo molto con film, video, anime, intesi molto come strumento metaforico di riflessione sul mondo, di riflessione con se stessi. Utilizziamo molto la scrittura, spesso sono appassionatissimi di scrittura, ma proprio arrivano ragazzi che dicono: io sto scrivendo un libro, ho pubblicato questa cosa, la vorrei pubblicare. Quindi utilizziamo tutta una serie di strumenti di tipo artistico, narrativo, metaforico, simbolico per fare un lavoro su se stessi, e questo è proprio un filone. Poi c'è un filone più laboratoriale. Noi siamo all'interno, appunto dicevo, Fondazione Diamond è una scuola principalmente grafica, quindi noi utilizziamo i laboratori grafici, quindi lavoriamo con la prestampa, quindi sul fotoritocco, l'impaginazione, eccetera. Poi proponiamo il laboratorio invece più di tipo allestimento, cartotecnica, che è una parte più manuale. Poi abbiamo creato un laboratorio di cucina, che per esempio questo è molto potente come momento anche di socializzazione, di cercare di collaborare a un progetto comune, che soprattutto per chi magari ha vissuto dei momenti di isolamento, comunque fa fatica nella relazione, ecco perché non ho detto, i gruppi sono molto piccoli, tra le 6 e le 10 persone. E poi ci sono dei laboratori che piano piano magari aiutano anche ad aprirsi verso il mondo, perché il discorso è: ok, partiamo da uno spazio safe, partiamo da uno spazio tranquillo e riparato, però non possiamo rimanere nella nostra zona di comfort, dobbiamo riuscire a fare dei passi graduali, però fare dei passi.
alcuni passi sono dei passi reali anche fuori dallo spazio nostro. Un laboratorio, per esempio, un laboratorio di animazione di bambini che facciamo in uno spazio attiguo a quello della scuola. I nostri ragazzi fanno animazione a bambini di 1-2 anni, mentre i genitori imparano l'italiano, sono figli di mamme straniere. E essere persone che in genere sono percepite come le persone che devono essere curate, che devono essere aiutate, che invece in quel contesto lì diventano persone che hanno una responsabilità e che devono aiutare qualcun altro, è un'altra esperienza davvero forte. Non è per tutti, i ragazzi possono scegliere quali laboratori fare, però per qualcuno è veramente forte. Il terzo settore è quello delle materie, diciamo, più tradizionalmente scolastiche, riprendendole in un modo un po' più personalizzato. Quindi cerchiamo intanto di capire cosa c'è di bello in queste materie. Spesso gli hikikomori sono un po' nerd, nel senso che hanno delle passioni, e queste passioni le vivono in modo radicale, in modo profondo. Cercare di ripartire da lì per approcciarsi all'italiano, all'inglese. Magari sono ragazzi che parlano benissimo inglese perché con i giochi multiplayer è tutto il contesto in inglese. Quindi ripartiamo dalle loro passioni, però per poi arrivare anche alla dimensione più curriculare, contando che questi ragazzi a un certo punto si reinseriranno anche in un contesto di scuola tradizionale. Per tornare alla tua domanda, un po' e un po'. Noi proponiamo delle cose ai ragazzi, i ragazzi propongono delle cose a noi. Nel matching di queste due forze, e anche aggiungendo il dato di realtà, quindi, che anche questo è importante, ragionare con gli adolescenti, vediamo cosa si può fare e cosa no. Vi piacerebbe fare quello? Troviamo le risorse, troviamo il modo, ce l'abbiamo il tempo. Creiamo anche delle attività proposte da loro, ragionando sulla dimensione della fattibilità. Allora, i tempi sono molto ridotti rispetto alla scuola, quindi si parla di 3-4 giorni a settimana per intorno alle 3 ore al giorno. Abbiamo visto che un buon compromesso. I ragazzi non vengono mai prima delle 9 o delle 10, a volte si viene il pomeriggio, facciamo venire i ragazzi il pomeriggio quando abbiamo bisogno di laboratori particolari che sono liberi il pomeriggio. Tra l'altro abbiamo anche un laboratorio di musica e produzione musicale, quindi la lezione o comunque il momento di apprendimento può essere la mattina o il pomeriggio. Per esempio su questo abbiamo visto che alcuni ragazzi preferiscono il pomeriggio, anche perché appunto ragazzi in situazione di hikikomori eccetera spesso vivono la notte in modo molto forte, la mattina è difficile svegliarsi, e quindi a volte ripartire dal pomeriggio per qualcuno può essere un buon modo. Ah, ecco, non ho detto una cosa importante: l'anno unico si fa anche uno stage, si fa un'esperienza di lavoro all'esterno. Anche questo non è per tutti, è misurato a seconda anche di quello che il ragazzo può reggere in quel momento. Quindi c'è il ragazzo che fa 3 ore al pomeriggio in una cooperativa e va a dare una mano in una cooperativa, e c'è il ragazzo che va 8 ore in una officina di automobili o in un negozio di computer o di fumetti. Non obbligatorio, perché anche lì uno può dire: io non mi sento ancora pronto di entrare in un contesto di lavoro. Gli spazi: noi abbiamo uno spazio che è una sorta di batcaverna, nel senso che è sotto questo istituto, assolutamente non sembra una scuola, è una sorta di loft abbiamo costruito con dei bancali uno spazio morbido, abbiamo dei divanetti, abbiamo un altro spazio, non facciamo mai la lezione frontale, abbiamo una tavolata grande intorno a cui stiamo, abbiamo una piccola cucina sempre lì dentro. Questo è il nostro quartier generale, e poi però possiamo disporre di tutto
tutto quello che, di cui la scuola può disporre. Quindi se serve un'aula particolare più classica, andiamo nell'aula più classica. Se, dicevo, il laboratorio di prestampa elettronica, andiamo nel laboratorio. Il giardino, abbiamo il giardino. Quindi sfruttiamo tutta la parte della scuola tradizionale, ma poi abbiamo il nostro rifugio che invece non assomiglia molto a una scuola, ecco. Allora, sull'età sono eterogenei, nel senso che abbiamo ragazzi più o meno dai 15 ai 19 anni, anche se poi arriva quello di 14 e facciamo un colloquio, valutiamo e magari lo accogliamo, come può arrivare quello di 20. Il grosso dell'anno unico è per i ragazzi delle superiori. Poi abbiamo un gruppo di 5 persone più o meno ogni anno, invece, che vengono all'anno unico per preparare l'esame di licenza media in regime di homeschooling. Anche qua è particolare che dall'anno scorso abbiamo avuto delle persone più in aree kikomori. Diciamo, se prima erano più ragazzi un po' più street, diciamo, iniziano anche sulle medie ad arrivare ragazzi di quell'area. Allora, il discorso dell'area sicura ovviamente deve tener conto anche del fatto di chi ti trovi in classe. L'idea è di non creare un gruppo solo di persone in situazioni di ansie o di fobie sociali, però creare un gruppo, una situazione dove poter inserire questo tipo di ragazzi in cui possano appunto sentirsi al sicuro. Quindi un gruppo assolutamente tranquillo, un gruppo in cui si possano costruire delle relazioni che si basino non tanto sulle modalità che magari hanno altri tipi di ragazzi. Il gruppo diciamo, dove inseriamo gli hikikomori lo chiamiamo Gilda, che, no, che richiama un po' appunto la compagnia di avventurieri nel mondo fantasy o dei videogiochi, e poi c'è la crew, che invece è il gruppo, diciamo, quello più street. Nella crew il volume è alto della voce, c'è bisogno di muoversi spesso, un gioco di battute, sono ragazzi anche spesso anche molto brillanti, per cui però questa brillantezza a un certo punto per ragazzi più chiusi rischia di essere qualcosa che li può schiacciare. Sono anche ragazzi che magari hanno avuto esperienze di bullismo, nel senso che sono stati bulli, quindi questi ragazzi che noi adoriamo comunque, però hanno bisogno di fare un percorso che non è insieme a quello di ragazzi che invece hanno bisogno di contesti più tranquilli. Quindi nella Gilda il contesto è tranquillo. Dopodiché c'è il ragazzo o la ragazza che hanno problemi di fobia sociale e ci sono altri che hanno altri viaggi, hanno altri percorsi di vita. Però il ragazzo che ha fobia sociale può entrare, può non sentirsi attaccato, può sentirsi in un ambiente sereno. Anche perché spesso abbiamo visto che il primo passo per questi ragazzi per uscire da una situazione di isolamento è incontrare dei simili. Non tanto simili nel senso di persone anche loro in isolamento, quanto persone che hanno gli stessi interessi, che hanno le stesse modalità di relazionarsi tra di loro. Spesso incontrano amici appunto nelle chat dei videogiochi online. E perché lì costruiscono delle amicizie? Beh, un po' perché anche quello è un territorio sicuro. E un po' perché si stanno incontrando le persone che tendenzialmente hanno le mie passioni, vivono delle cose che piacciono a me. Quindi a questa cosa noi cerchiamo di fare attenzione. Funziona esattamente al contrario rispetto a una scuola tradizionale. Nella scuola tradizionale c'è il gruppo dei docenti, ognuno che ha la sua laurea, la sua specializzazione nella sua area, e poi in aiuto a situazioni di fragilità degli educatori o dei pedagogisti. All'anno unico funziona al contrario. C'è un'equipe pedagogica, quindi siamo un gruppo di 4-5 persone che hanno una formazione di tipo pedagogico, sociologico, quindi con una particolare attenzione a proprio la modalità di apprendimento e la modalità di relazione.
Dopodiché coinvolgiamo di volta in volta dei docenti sulla singola materia, quindi nel laboratorio di grafica ci sarà un c'è Ilaria, che è una grafica eccezionale, che lavora come grafica freelance e viene a fare la grafica all'anno unico. Ci sono altri docenti che specializzati nella loro area, nella loro materia, che portano il loro pezzo. È ovvio che è un progetto un po' da sposare, quello dell'anno unico, quindi chi viene a insegnare deve avere un po' la sensibilità di saper stare in questo contesto, oltre che la sensibilità, la voglia anche di lavorare con questi ragazzi, sapendo che comunque a noi come riferimento, cioè cerchiamo comunque di costruire un dispositivo appunto che non lasci da soli i docenti, ma in cui si possa collaborare e si possa anche imparare a vicenda. Il discorso dell'aggancio per qualcuno in realtà invece arriva magari dopo aver maturato lentamente un'uscita da un'esperienza di Kikomori, da un periodo di Kikomori, e quindi magari ha un desiderio anche fortissimo di esserci e quindi dice: sono stanca di stare a casa, sono stanco, ho voglia di fare questo passo. Altri sono ancora in un momento un po' difficile, ancora un po' in mezzo. Non so, a me è capitato quest'anno che un ragazzino, tra l'altro delle medie, per tutto il primo periodo lui arrivava ma non voleva entrare a scuola. La mamma mi aveva detto: siamo arrivati, lui tremava in macchina, non voleva, e poi tornavamo a casa. Allora avevamo concordato che quantomeno mi chiamassero e io andassi a salutarlo, dargli il buongiorno, e poi lui poteva tornare a casa. Da lì siamo passati a: dai, vieni a berti un tè, ci beviamo un tè, poi però puoi andare a casa, tranquillo. Da lì siamo passati a delle sessioni di lavoro individuale uno a uno di un'oretta, e poi a un certo punto è stato lui a chiedere di poter entrare nel gruppo. Succedono anche queste cose, questa forse è una delle situazioni più forti. Spesso capita che magari ci sono dei periodi di assenza molto lunghi, e allora lì un po' le attenzioni sono, da una parte, mantenere il contatto e quindi avere una relazione usando magari applicazioni di messaggistica, comunque mantenere una relazione con loro che non sia generale. I gruppi di WhatsApp sono il male per questo tipo di ragazzi, è fondamentale. Sono il male forse in generale, ma non apriamo questo discorso. Quindi mantenere un contatto, anche perché cosa succede? Che quando uno poi inizia a non venire, poi inizia a dire: ma poi se torno che figura faccio? Tutti mi guarderanno, avrò perso dei pezzi e quindi farò ancora più fatica. Ogni volta che c'è un periodo di crisi che porta a un periodo di assenza, e poi bisogna quasi ricostruire un pochino gradualmente il reinserimento. Un'altra problematica che abbiamo visto è che, è vero, sono ragazzi tranquilli, introversi, spesso però accumulano delle rabbie, delle tensioni, un disagio anche loro, che poi esplode. Cioè ci sono anche ragazzi introversi che però hanno il momento di esplosione, hanno il momento, a me è capitato di vedere ragazzi sempre tranquillissimi eccetera alzarsi e ribaltare un banco perché un compagno aveva detto una cosa che probabilmente aveva toccato una loro vulnerabilità, una loro ferita ancora aperta, e esplodevano. Quando succedono queste cose è un momento sempre molto forte, è un momento difficile da gestire per noi, anche perché un conto è il ragazzo appunto conosciuto, perché è quello che fa casino, è quello che dà problemi, che ha questi agiti. A volte invece il fatto che loro abbiano potuto avere un momento di esplosione in cui hanno tirato fuori anche il lato oscuro, dei lati oscuri che non emergeva, da lì si è potuto poi iniziare a lavorare insieme a loro e soprattutto con il gruppo, insieme al gruppo, e le cose a volte poi hanno iniziato ad andare meglio. Beh, ci sono mille casi diversi. C'è il genitore che arriva e dice: caspita, ma questa è proprio la scuola per mio figlio, l'avessimo scoperta prima, per fortuna che adesso l'abbiamo trovata, è proprio così che l'avremmo pensata se avessimo dovuto progettarla noi.
c'è il genitore che dice: ma qua si perde tempo, ma mio figlio ha già perso anche troppi anni, deve andare più velocemente, e quindi bisogna aiutarlo un po' a capire che forse invece il ragazzo ha bisogno di una situazione tranquilla, di una situazione più serena per riprendere, e che era proprio la pressione alla velocità, alla produttività che lo aveva portato, o comunque uno degli elementi che l'aveva portato al ritiro. Quindi già bisogna capire, c'è qualcuno che è già subito alleato e qualcuno invece che con cui si fa più fatica. A volte magari i genitori sono separati, hanno anche opinioni diverse sul tipo di proposta che noi facciamo. Qualcuno è molto collaborativo, qualcuno poco. Spesso sono molto ansiosi. Ansia che non solo viene dal fatto che il figlio ha delle problematiche, ansia che forse in qualche modo ha anche contribuito a poi lo svilupparsi di questo tipo di comportamenti. E è molto delicata, è una situazione molto delicata, perché comunque il genitore è innanzitutto un alleato. Aiutarlo a lavorare lui sulla sua ansia è più complesso, perché non c'è un contratto formativo, mentre con il ragazzo c'è un patto formativo per cui tu scegli di venire qui perché vuoi lavorare su questo. Il genitore viene in quanto genitore. Bisogna costruire una relazione dialogante che possa soprattutto dargli un po' di serenità. Ecco, forse la cosa più importante per il genitore è dire: stia tranquillo, abbiamo già visto tanti ragazzi così, non è un problema solo di suo figlio, è un problema sociale, e però è una cosa da cui si può uscire, ed è una cosa, in quanto problema sociale, che forse dobbiamo affrontare come società. Non sentitevi da soli. Questa è una strada interessantissima. Noi ci siamo concentrati prevalentemente nel lavoro con i ragazzi, anche per una questione di forze proprio. Ci è capitato di fare dei gruppi di genitori, però in maniera sempre molto estemporanea. È una cosa che va fatta bene, che quando la si fa bene. E quindi fino adesso non abbiamo mai lavorato in maniera un po' strutturata su questo. Quindi sicuramente le sinergie sono preziosissime, e siamo in crescita, ci stiamo inventando tutto anche noi, ci rendiamo conto anche del discorso dei genitori. Nascono delle urgenze, nascono dei problemi, ci si accorge, ci si dice: sì, non abbiamo le forze, però ce lo si scrive in un angolino, dovremmo lavorare di più su questo. E poi piano piano le cose succedono gli incontri come questo, e poi da cosa se ne inventa un'altra, sì. Allora, un'altra cosa che funziona con questi ragazzi è porre degli obiettivi a breve termine e a difficoltà crescente. Quindi noi non parliamo mai di maturità, non parliamo mai di arriviamo alla maturità, anche perché vuol dire, per alcuni che magari hanno lasciato in primo e in seconda, vuol dire anche altri 3-4 anni di scuola. Noi diciamo: iniziamo a fare quest'anno e iniziamo a reggere quest'anno. Sappi che però dopo quest'anno può succedere qualche cos'altro, la cosa può andare avanti. E com'è che va avanti? I passaggi possono essere o anno unico, formazione professionale, e quindi una situazione meno richiedente da un punto di vista prestazionale, per arrivare a una qualifica professionale di terza, il terzo anno, per poi passare a una quarta o una quinta e quindi arrivare al diploma. Questo è un tipo di passaggio. Ci sono anche altri passaggi, ci sono anche ragazzi che accompagniamo. Quest'anno 4 ragazzi hanno preso la qualifica di formazione professionale grafica senza mai entrare in classe però, e quindi è come se avessero fatto 3 anni di anno unico. Ci dovremmo inventare un nome anche per questo passaggio. Diciamo che in regime di homeschooling abbiamo accompagnato questi ragazzi alla qualifica. Di questi adesso 2 proseguiranno e
fatto colloquio proprio qualche giorno fa, con moto di anche di coraggio hanno deciso di entrare per la prima volta l'anno prossimo in una classe, in una quarta, ma in una classe tradizionale. Quindi si può arrivare fino al diploma, c'è qualcuno anche che si è laureato, anche di ragazzi che ha fatto l'anno unico, ormai sono 15 anni che c'è l'anno unico. Però proprio la parola d'ordine è un passo alla volta. Non guardiamo troppo lontano perché sennò l'ansia ci schiaccia. Allora, rischia, sì, si rischia. Dopodiché spazio protetto non vuol dire bambagia. Spazio protetto vuol dire un contesto, come dicevo prima, in cui poi progressivamente si esce dall'area di comfort e se ne esce ognuno secondo il suo passo. Quindi noi assolutamente non vogliamo creare un mondo magico in cui io sto per un anno in questo mondo magico dove sono servito e riverito e dopo e tutti mi dicono poverino perché ho questo problema, tutti hanno delle grandi attenzioni e poi però devo uscire e mi ritrovo il mondo che non è così. Tutto il nostro lavoro è un lavoro proprio orientato all'autonomia. È proprio un lavoro orientato a fare sempre più passi all'esterno, è sempre sviluppare sempre più doti, no? Molto di moda la parola di resilienza, quindi di capacità di affrontare la fatica, di affrontare lo sforzo, di affrontare la frustrazione. E soprattutto l'anno unico è un anno in cui si impara che si può sbagliare, che si può fallire, che non dobbiamo essere i numeri uno, che non dobbiamo essere perfetti. Quando uno interiorizza questo, e non è facile, soprattutto in questa società, non è facile per noi, figuriamoci per questi ragazzi. Quando però uno capisce che può sbagliare, può fallire, può cadere, e questa cosa è permessa, si ha la licenza di farlo, non per questo perdono il loro essere preziosi come persone, la loro ricchezza, la loro bellezza, allora puoi affrontare anche il mondo fuori. Perché allora sei pronto alla frustrazione, sei pronto alla bocciatura, sei pronto a qualcuno che ti risponde male, sei pronto a una società che non è così bella come vorresti, però magari hai voglia anche un po' di cambiarla. È delicato, è sicuramente delicato, si cammina su un filo. Secondo me l'anno unico è nato come una rete di salvataggio per persone, famosi drop out, persone che cadono fuori e quindi fuori dalla normalità, ma in realtà si sta sviluppando forse come uno spazio di studio e ricerca per un nuovo modello di scuola che può essere la scuola o le scuole. Probabilmente non è che anno unico è la nuova scuola, però sicuramente può essere un contributo per ragionare su come riformare la scuola. Secondo me la scuola adesso è di fronte a un bivio grandissimo: o segue dove sta andando la società e quindi accelera sempre di più e quindi è sempre più legata al numero, alla prestazione, alla performance, alla meritocrazia intesa solo come quelli bravi, brillanti vanno avanti e gli altri fuori. Oppure la scuola diventa uno spazio inclusivo, diventa uno spazio di formazione di tutta la persona, e allora se però vuole andare in questa direzione, forse qualche cosa che viene dall'anno unico o altre esperienze simili, perché poi in Italia ognuno a modo suo, ma ce ne sono, forse questa voce va ascoltata.